Hi guys, guardate che cielo che c'è, guardate la panda, ci stiamo preparando, siamo tornati a 3000 metri, oggi una giornata dedicata all'archeologia e al periodo degli Inca, siamo per la precisione nel sito archeologico di Quela, eccolo lì. Quest'area, l'avevo detto negli scorsi video, è molto importante per gli Inca perché è dove è stata determinata la loro fine, dove tutto è finito, ovviamente a causa degli spagnoli e di noi del vecchio continente che abbiamo un po' rovinato questa zona. La strada per arrivare qua è stata bellissima e panoramica, oltre 35 km di sterrato, noi l'abbiamo fatta in macchina, ma c'è una modernissima cabinovia che con il prezzo di 25-26 soles, quindi di 8 euro circa, in 40 minuti vi porta dal fondo valle in cima alla valle, perché questo sito archeologico, che non so se è bello, vedremo insieme, è praticamente in cima alla montagna che c'è alle mie spalle, eccola là, dobbiamo andare là in cima, circa 30 minuti di cammino per arrivare a 3000 metri in questa fortezza, la fortalezza de Quela, risalente, guardo, ve lo leggo lì, tra il 500 e il 1570 d.C. Come vedete, l'America è stata scoperta nel 1492 e nel 1570 è stato distrutto l'impero Inca. Poi magari vi dico anche come è stato distrutto. Vado a cambiare le scarpe perché sono con sandali e calzette alla tedesca. Vamos! Dall'arrivo della teleferica e dalla biglietteria che non c'è perché si deve fare tutto online, anche il biglietto, c'è un chilometro di sentiero per arrivare al sito archeologico. Il primo pezzo è in salita e stanno pavimentando tutto il sentiero. Siamo gli operai, quindi se verrete il prossimo anno qua sarà tutto bello bello bello, però il panorama comunque è bello. Guardate, adesso che arrivo qua mi giro, faccio vedere la vallata, guardate che fantastica veduta che c'è qua dai 3000 metri. Ci troviamo sempre comunque nella zona dell'Amazzonia, siamo ormai ai limiti più a ovest nella parte montagnosa e non so se già oggi o domani entreremo in un nuovo dipartimento, lasceremo l'Amazzonia per andare verso sud e entrare nella regione delle montagne alte della Cordigliera Blanca. Quindi torneremo oltre i 4000 metri, per la mia gioia e anche la vostra, perché sarà uno spettacolo. Perù bellissimo ragazzi, i panorami, a chi piacciono i panorami, le montagne, è veramente una meta da visitare una volta nella vita, anche due. Stiamo arrivando all'ingresso e come in tutte le passeggiate che abbiamo fatto, se uno non vuole camminare c'è il servizio cavallo. Vedete, questo è il servizio cavallo, si può arrivare a piedi anche di lì. Adesso abbiamo l'ultimo strappo verticale, lo spezzagambe, chiamato lo spezzagambe. Siamo arrivati, questa è una replica di una casa dell'epoca, tondeggiante, tetto in paglia, credo che questo sia il letto, credo, però la cosa interessante è che al centro dell'abitazione c'è un buco, adesso l'hanno aperto, dove mettevano i cari una volta defunti. Questo è, e tra l'altro se mi giro velocemente, op, questo invece vedete c'è l'acqua finta che bolle, questa era la zona della cucina e via. Uscito fuori, messo il grandangolo, adesso noi dobbiamo ancora salire un pelo. Vedete là c'è una grande muraglia, infatti è la fortalezza di Quela. Fortalezza significa fortezza, era una fortezza Inca e siamo nel periodo finale degli Inca. Saliamo ancora questi ultimi 20-30 metri e poi entreremo nel vero e proprio sito archeologico. La replica della casa era qua sotto a destra, eccola lì, giusto prima dell'ingresso. Guardate che cielo che c'è oggi,
Ma guardiamo anche il panorama, va? Eccolo qua. Guardate che panorama che avevano gli Inca che vivevano qua. Fantastico. Qua ci sono le indicazioni per entrare nel sito, mi sembrano curiose due o tre cose, volevo farvi vedere. Non si può entrare con l'ombrello, se piove non si può usare l'ombrello. Non si può portare lo Sprite, credo sia vernice Sprite. Non si può entrare con le scarpe, col tacco. Non si può portare il tripiede per le macchine fotografiche o il bastoncino per il telefono. Ma quello curioso, non si può portare la chitarra. Chi è che porterebbe una chitarra in un sito archeologico? Cosa molto strana, però qua la chitarra è vietata. Non portate la chitarra. Vamonos. Allora, siamo qua all'entrata, dobbiamo aspettare le 11. Però c'è questa lastra di vetro con disegnate queste case, guardate, no? Se ti siedi qua, ti dà l'idea di come era una volta, perché se io mi abbasso vedete che il muro ovviamente si muove, però se tu lo coincidi perfettamente, ecco così, ti dà l'idea di come era fatto una volta questo villaggio. Che bella idea! E rende molto anche, che figata, bello. Stiamo entrando nella fortezza. Questa super scalinata. Eccola qua, c'è questa strettoia. Vediamo se è wow. Ingresso. Di qua. E via. Praticamente un villaggio sopra la fortezza. Ovviamente queste sono tutte rovine. Però come vedete la casa era circolare e in mezzo c'era il buco per i defunti. Purtroppo oggi stanno decespugliando, quindi c'è un po' di rumore. Però mettiamo il grandangolo, anzi non mettiamo il grandangolo se non entra più rumore ancora. Questa cittadina si dice che aveva circa 300 famiglie, quindi su questa rocca, diciamo, viveva un migliaio di persone. Adesso io ho detto il numero a caso, però 300 per 3 a famiglia sono 900, quindi più o meno. La location è fighissima, eh? Avevano proprio una visuale a 360 gradi. Adesso ovviamente la vediamo così, però chissà com'era nell'epoca di splendore degli Inca, questo paesello, questa fortezza in cima al cucuzzo della montagna. Guardate, guardate. Noi col pandino abbiamo fatto quella strada lì, che si vede che taglia la montagna. Poi abbiamo tagliato tutta là in mezzo e se giro qua a sinistra si vede il paesello, vedete là dove siamo arrivati, lì si vede adesso in mezzo lo schermo. Tutta questa strada qua abbiamo fatto panoramica da paura. Guardate col grandangolo, boom, ragazzi. Il sito è per metà chiuso, tipo tutta quella parte qua che sto inquadrando non si può andare a vedere, e anche la parte che abbiamo passato perché stanno restaurando, stanno facendo dei grandi lavori, tutte le scalinate, tutti i percorsi nuovi. Vedete, una volta si passava di qua, adesso è chiuso e hanno fatto questo passaggio di qua. Poi abbastanza, sinceramente parlando, è bello ma è monotono, perché ovviamente era un villaggio fatto di case tonde e ci sono solo case tonde. Io non so se di là dove chiudo ci sia qualche struttura diversa o là sopra, ma qui se no sono solo case tonde, perché alla fine era un villaggio dove viveva la gente, quindi non c'è niente di particolare. La cosa veramente wow è la location in cima a questa montagna con questo panorama a 360 gradi, veramente da paura, ragazzi, da paura. Ci sono altri turisti lì con la guida che gli spiega. Però come dicevo prima, questa è l'area dove è finito l'impero Inca, perché
Francisco Pizarro, quando arrivò, sequestrò, fece prigioniero l'imperatore, che per loro era il dio sceso in terra. E lui, l'imperatore Atahualpa, mi sembra, scusate la pronuncia, dopo qualche anno di prigionia, capì che gli spagnoli erano avidi di oro, propose a Pizarro di riempire la stanza dove era tenuto prigioniero d'oro in cambio della sua libertà. Pizarro accettò, l'imperatore e i suoi sudditi sparsero la voce in tutto il regno Inca e in poco tempo arrivò l'oro che riempì questa stanza. Pizarro però, per paura ancora della potenza dell'esercito e della forza di questo imperatore, invece di liberarlo, lo uccise in piazza. E questo decretò la fine dell'impero Inca. La stanza dell'oro, il quarto della ricompensa, lo andremo a visitare, si trova a 150 km da qua circa. Questa è la storia. Dove è finito? Volevo farvi vedere un particolare. Premetto, io non lo so quello che sto dicendo, se è vero oppure no. Però questa casa, sempre circolare, non è stata ristrutturata. Quindi credo che la base sia ancora quella originale. Guardate come costruivano a secco quei poveracci. Un po' come da noi in Italia, i muri a secco. Bellissimi. Quello là dietro invece mi sono già ristrutturato perché è proprio dritto, dritto, dritto. Questo qua invece vicino a noi è un po' più mosso, irregolare. Qui dove c'è Federico, vedete, questo qua è completamente ristrutturato e qua alla sinistra si vede che stanno lavorando proprio ristrutturando e si vede completamente la differenza tra quello che vi ho fatto vedere e quello prima a secco. La musichetta, loro lavorano. E qua c'è il cartello bellissimo: Investigadores recuperando el pasado. Ho chiesto ai due archeologi che stanno lavorando se era così originale o, visto che stanno facendo quel lavoro lì, era così. La ragazza, quella sopra, mi ha detto che l'originale è questo qua a sinistra, ma fanno questo lavoro solo per una questione di conservazione, quindi non collassa, solo per quello. Però l'originale, come vi ho detto prima, muro a secco. De come si chiama questa cosa? Tenendo la laguna di Changalí, tenemos un cerro altote che si chiama Xuve, color rojizo. Y el Inca ha hecho las escaleras de piedrita bonito. Wow. Y suben arriba la gente, los turistas ahí. Ah, sí. Cabeza, todo es pelan roto. Es por allá del cerro, por allá por las nubes. Sí, sube por ahí. Stiamo uscendo, abbiamo parlato con José, che lavora qua da ormai quasi 47 anni. Ci ha detto che quando lui ha iniziato, che aveva 20 anni, qua praticamente era un bosco e più del 10% di quello che si vede è stato conservato, diciamo, dalla natura, quindi non è stato restaurato come magari questo muro qua che c'è alle nostre spalle. Ci sono 553 abitazioni in questo pueblo e poi ci ha raccontato anche qua nella zona ci sono altri siti archeologici dove il governo sembra ha detto che ogni tanto si dimenticano, però adesso no, che stanno lavorando per riportarli alla luce e per poterli rendere visibili a tutti. Ha detto tornate tra un anno e ci ha dato 2 o 3 punti. E dai, è stato molto carina come visita, velocissima, perché la parte nord e sud, ci ha detto, sono chiuse perché c'è stato delle frane, quindi stanno mettendo in sicurezza. E chi verrà dopo di noi magari sarà più fortunato e vedrà proprio tutto, perché è lungo più di 600 metri per 110 di larghezza, quindi si espande su 6-7 ettari questa cittadella.
noi continuiamo il viaggio e usciamo dalla fortezza di Ilup. Ciao! A Federico era venuta una curiosità. Machu Picchu è più grande o più piccolo di questo sito archeologico? Allora abbiamo chiesto a una guida. Questo qua è più del doppio, come dicevo, 553 case, Machu Picchu circa 200. Quindi questo sito archeologico, che è completamente diverso da Machu Picchu, è molto anche più grande. Questo è, insomma, visto che magari qualcuno se lo chiedeva, io ve lo dico. Let's go. Oggi, ragazzi, giornata super intensa. Ci siamo svegliati a Coca Cimba, alla cascata del Goccia, siamo andati a vedere la fortalezza e adesso stiamo andando a vedere il mausoleo del Re Rawash. Sono le 4 e dovremo tornare in un'ora e mezza e poi dormiremo qua nella piazza di San Bortolo, proprio in mezzo. Non è San Bortolo? No, anche Bortolo, eh. A me sembra Bortolo con la B. Comunque, dopo controlleremo anche questa cosa e ve la facciamo sapere chi aveva ragione. A parte quello, ultimo giorno qua nell'Amazzonia peruviana. Domani facciamo un passo. 160 km dobbiamo guidare quasi 6 ore. Pensate la media come sarà bassa. Niente, adesso andiamo a vedere questa altra bellezza che c'è qua in Perù. Guarda che il sole mi bacia oggi, eh. E via. Guardate che bello che è il panorama, guardate, guardate, bellissimo. Proviamo a mettere il grand'angolo. Guardate, che figata. Stiamo per arrivare. Ultimo pezzo in salita. Eccoci qua, ci sono altri turisti. Wow. Rewash. Allora dobbiamo camminare tutto lungo la montagna. Adesso provo a zoomarvi, vi faccio vedere. Non so come si vedrà lì. La macchia è un po' più giallognola. Era tipo una casa. E vedete sotto passa tutto il sentiero. La cosa più incredibile secondo me è... perché adesso qua c'è il sentiero così, ma una volta non c'era sta roba qua. Come hanno fatto a costruire qua sopra? Perché è una cosa, ragazzi, a strapiombo. Guardate qua, si va giù dritti, eh. Di fronte c'è tutta la vallata illuminata dal sole, però qua da sotto dove siamo adesso, possiamo metterlo grand'angolo, non si vedono le strutture. Però molto bello anche questo sentierino qua. E da sotto no, siamo troppo sotto e non si vede. Adesso vi zoom, guardate al centro dello schermo. Adesso non so con questa lente quanto riesco a farvi vedere, ma là ci sono delle pitture. La domanda è: ma come hanno fatto ad arrivare lì? Come hanno fatto ad arrivare lì? Guardate con lo schermo intero com'è in piedi la parete. Come hanno fatto? La domanda è quella. Un po' come gli egiziani sono questi qua. Adesso mi sono avvicinato un po'. Guardate dove hanno costruito. È incredibile. Per farvi rendere conto vi metto il grand'angolo. Guardate dove sono andati a costruire. Amazing! Tanto facciamo un po' una panoramica perché il posto è troppo bello. C'è questa montagna davanti che è fantastica, baciata dal sole al tramonto. Siamo arrivati vicini vicini. Guardate che cosa hanno fatto qua. Incredibile. Chissà come hanno fatto. Guardate proprio la forma di una casetta. Questo è il punto dove si può arrivare più vicini, però è tutto qui, eh. Però è emozionante per come e dove l'hanno costruito e anche il panorama che abbiamo alle spalle, fantastico. Che c'è il sangue? I luoghi arrivano da qui, solo qui.
Esta es la señal que eres aquí. Estos pueblos vecinos de acá los influenciaron para poder cambiar las técnicas de construcción, los círculos. Sí. Probablemente han retirado las viejas tumbas de los antiguos gobernantes, líderes, que eran circulares y eran monocromos, no tenían mucho color como ahora, ¿no? Y construyeron estos cuadrados. Allora, come sempre abbiamo scroccato un po' la guida che è arrivata. Allora, vi spiego cosa mi ha già detto. Questo qua è post-Inca, è fatto dagli Inca, ma anche con l'influenza dei conquistadores. Tra l'altro, in questa area, che era anche pre-Inca, le case e le strutture erano circolari, come abbiamo visto a Kelup. E invece qua, vedete, sono già quadrate, perché comunque gli Inca, come Machu Picchu, costruivano quadrati. Adesso dobbiamo scendere un punto un po' più in basso, lì dove c'è quella capanna, lì, ecco, proprio lì, che si riesce a vedere la parte meglio conservata che rimane di là della montagna.